Fu in un deserto silenzioso, sotto un cielo che sembrava trattenere il respiro del mondo, che l'umanità vide sorgere il suo primo sole artificiale. Non era luce di vita, era luce di morte. Quella mattina del 16 luglio 1945, alle 5:29, il deserto del New Mexico fu squarciato da un lampo che non apparteneva a nessuna stella. Era la prima esplosione nucleare della storia. Il mondo in quell'istante cambiò per sempre. Ma per arrivare a quel boato, a quella luce cieca che consumava il cielo e la terra, servì uno sforzo titanico. Un progetto così segreto e vasto da sembrare irreale. Migliaia di uomini e donne, scienziati e militari, tecnici e operai. Tutti guidati da un unico obiettivo: costruire la bomba più potente mai immaginata. Nacque così il progetto Manhattan. La storia del progetto Manhattan inizia con la paura. Era il 1938. In Europa, due scienziati tedeschi, Otto Hahn e Fritz Strassmann, scoprirono un fenomeno inquietante: la fissione nucleare. Rompendo il nucleo di un atomo di uranio, si liberava un'enorme quantità di energia. Una scoperta scientifica straordinaria, ma anche potenzialmente devastante. Fu il fisico ungherese Leo Szilard, insieme ad Albert Einstein, a comprendere per primo il rischio. Se la Germania nazista avesse costruito una bomba atomica, il mondo libero sarebbe stato in pericolo. Così, nell'agosto del 1939, Einstein scrisse al presidente Roosevelt, avvertendolo. Era l'inizio di tutto. Nel 1942, mentre la Seconda Guerra Mondiale divampava su più fronti, gli Stati Uniti diedero il via ufficiale al progetto Manhattan. Il nome, apparentemente anonimo, derivava dall'ufficio di coordinamento di New York. Ma ciò che stava per nascere era tutto tranne che ordinario. Il progetto fu diretto dal generale Leslie Groves, un uomo deciso, spietato, ossessionato dalla segretezza. La guida scientifica, invece, fu affidata a un giovane fisico teorico brillante, tormentato e visionario, Robert Oppenheimer. Groves e Oppenheimer formarono una coppia improbabile, ma straordinariamente efficace. Uno veniva dal mondo militare, l'altro da quello accademico. Uno cercava il controllo assoluto, l'altro era divorato dalla sete di conoscenza. Ma entrambi sapevano che il loro compito avrebbe cambiato il destino del mondo. Per costruire la bomba atomica servivano luoghi nascosti, isolati, al riparo da occhi indiscreti. Così nacquero città segrete. Los Alamos, nel deserto del New Mexico, fu il cuore scientifico. Ma c'erano anche Oak Ridge, nel Tennessee, per l'arricchimento dell'uranio, e Hanford, nello stato di Washington, dove si produceva il plutonio. Queste città non esistevano sulle mappe. Nessuno poteva entrare, nessuno poteva uscire. I lavoratori spesso non sapevano nemmeno cosa stavano costruendo. Alcuni pensavano fosse una nuova fonte di energia, altri credevano a un'arma convenzionale. Solo pochi conoscevano la verità. A Los Alamos si raccolse una delle più grandi concentrazioni di cervelli mai viste. Nomi come Enrico Fermi, Niels Bohr, Richard Feynman, Edward Teller, uomini che fino a pochi anni prima studiavano le leggi dell'universo, ora cercavano di piegarle per creare un'arma assoluta. Costruire una bomba atomica non era solo una sfida tecnica, era una sfida morale.
Come si può giustificare la creazione di un'arma che potrebbe distruggere una città intera in un solo istante? Molti scienziati all'inizio erano motivati dalla paura che Hitler ci arrivasse prima. Ma quando divenne chiaro che la Germania aveva abbandonato il progetto, alcuni iniziarono a dubitare. Oppenheimer stesso cominciò a essere tormentato. Si rendeva conto che stavano aprendo una porta che forse l'umanità non sarebbe mai riuscita a richiudere. Ma la macchina ormai era in moto. Il lavoro si concentrò su due tipi di bomba, una all'uranio-235 e una al plutonio-239. La bomba all'uranio, soprannominata Little Boy, era concettualmente più semplice, ma richiedeva enormi quantità di materiale. Quella al plutonio, Fat Man, era più complessa, basata su un sistema di implosione. Fu proprio il tipo di bomba al plutonio, come quella che sarebbe poi diventata Fat Man, a essere testato per prima. Il test aveva un nome in codice poetico e sinistro: Trinity. Nel deserto di Alamogordo, in New Mexico, fu costruita una torre metallica. In cima venne posizionato un ordigno che conteneva la potenza di migliaia di tonnellate di TNT. Nessuno sapeva esattamente cosa sarebbe successo. Alcuni temevano che l'atmosfera potesse incendiarsi. Altri pensavano che non avrebbe funzionato affatto. La notte del 15 luglio 1945, il campo si riempì di silenzio, tensione, paura. Alle 5:29 del mattino successivo, la storia cambiò. Una luce più brillante di 1000 soli illuminò il deserto. Il boato arrivò dopo, come un eco dell'inferno. Il fungo atomico si alzò nel cielo, portando con sé una nuova era, l'era nucleare. Oppenheimer, osservando quella visione, citò un testo antico, la Bhagavad Gita. Ora sono diventato morte, il distruttore dei mondi. Il test era riuscito. La bomba funzionava. Una nuova arma era nata. Ma con essa nacque anche un peso insopportabile, quello della scelta. Doveva essere usata? Contro chi? E a quale prezzo? Nell'estate del 1945, la guerra in Europa era finita. Hitler era morto, Berlino era caduta. Ma il Giappone continuava a combattere. Il suo esercito era determinato a resistere fino all'ultimo uomo. Gli americani si preparavano a un'invasione del suolo giapponese. Si prevedevano milioni di morti tra soldati e civili. Fu allora che il presidente Harry Truman, informato del successo del progetto Manhattan, prese una decisione destinata a scuotere la coscienza del mondo: usare la bomba atomica per porre fine alla guerra. Il 6 agosto 1945, un bombardiere B-29, chiamato Enola Gay, decollò da Tinian, una base americana nel Pacifico. A bordo trasportava Little Boy, la prima bomba atomica operativa della storia. L'obiettivo? La città di Hiroshima. Alle 8:15 del mattino, Little Boy fu sganciata. In meno di un minuto, esplose a 600 metri di altezza, sopra il cuore della città. La temperatura al centro dell'esplosione superò il milione di gradi. L'aria si incendiò. Gli edifici furono vaporizzati. Le persone colte all'aperto si dissolsero, lasciando solo ombre impresse sui muri. In pochi secondi,
più di 70.000 persone morirono. Decine di migliaia seguirono nei giorni e nelle settimane successive, a causa delle ustioni e delle radiazioni. Hiroshima non era più una città, era diventata un cratere di polvere, fuoco e dolore. Tre giorni dopo, il Giappone non aveva ancora capitolato. Il 9 agosto 1945, una seconda bomba, Fat Man, fu sganciata su Nagasaki. Anche lì, l'inferno si aprì. Il boato fu devastante. Più di 40.000 persone morirono all'istante. Case, ospedali, scuole. Tutto fu annientato. Il Giappone non aveva più scampo. Il 15 agosto 1945, l'imperatore Hirohito annunciò la resa. Per la prima volta nella storia, la sua voce fu trasmessa alla nazione. La guerra era finita. La bomba aveva ottenuto ciò che nessun'altra arma era riuscita a fare: piegare un nemico fino alla resa totale. Ma a quale prezzo? Oppenheimer tornò alla Casa Bianca per incontrare Truman. Era un uomo cambiato, logorato. Disse al presidente: «Mi sento come se avessi le mani sporche di sangue». Truman, infastidito, rispose: «Non voglio più vedere quell'uomo». Il mondo celebrava la fine della guerra, ma tra i deserti di New Mexico e le rovine di Hiroshima si era consumata anche una tragedia umana, morale, esistenziale. Gli scienziati del progetto Manhattan, molti dei quali avevano contribuito con entusiasmo, ora si ritrovavano a convivere con un senso di colpa profondo. Il progetto Manhattan non finì con la guerra. La bomba era solo l'inizio. Nel giro di pochi anni, l'Unione Sovietica costruì la sua arma nucleare. Iniziò la Guerra Fredda. Una corsa agli armamenti che trasformò il mondo in un campo minato invisibile. Le nazioni accumulavano testate nucleari capaci di distruggere il pianeta decine di volte. Si costruivano rifugi antiatomici, si facevano simulazioni di attacco, si viveva con il terrore che un errore umano o un malinteso potesse scatenare l'apocalisse. La bomba, nata per porre fine a una guerra, aveva dato inizio a una nuova epoca di paura. Robert Oppenheimer fu interrogato dal governo americano durante la Guerra Fredda. Le sue opinioni pacifiste, il suo passato, la sua coscienza critica gli valsero la revoca del nulla osta di sicurezza. L'uomo che aveva guidato la costruzione della bomba fu allontanato, emarginato. Morì nel 1967, con una consapevolezza incisa nella mente. La scienza senza etica è un'arma a doppio taglio. Molti degli scienziati del progetto Manhattan si unirono a campagne contro la proliferazione nucleare. Scrissero lettere, firmarono appelli, parlarono pubblicamente. Ma ormai la bomba era entrata nel mondo e non ne sarebbe più uscita. Il progetto Manhattan fu uno dei più grandi traguardi scientifici mai raggiunti, ma fu anche forse il più oscuro. Dimostrò cosa può accadere quando la mente dell'uomo riesce a decifrare i segreti più profondi dell'universo e decide di usarli per distruggere. L'energia che tiene unito il nucleo di un atomo, una forza invisibile e primordiale, fu trasformata in un'arma capace di annientare in un istante ciò che la natura costruisce in milioni di anni. Dopo Hiroshima e Nagasaki, il mondo entrò in una nuova epoca, quella dell'equilibrio del terrore. La pace non fu più fondata sulla diplomazia, ma sulla paura reciproca della distruzione totale.
si parlava di mutua distruzione assicurata. Nessuno poteva vincere, eppure tutti erano pronti a premere il bottone. In nome della sicurezza si crearono arsenali mostruosi, sottomarini nucleari, missili intercontinentali, testate multiple. Ogni guerra locale poteva trasformarsi infine globale. Bastava un errore, una scintilla. Oggi esistono oltre 13.000 testate nucleari, pronte, attive. Alcune nelle mani di dittatori, altre di governi instabili. Il rischio non è solo teorico, è reale. Il progetto Manhattan è finito nel 1946, ma la vera domanda resta aperta ancora oggi. Abbiamo imparato qualcosa? Possiamo costruire un futuro dove la scienza sia al servizio della vita, non della morte? Possiamo guardare al cielo senza paura che un giorno, da quel cielo, torni a cadere il fuoco? La risposta non è nei laboratori. Non è nei trattati, è dentro di noi, nella nostra coscienza, nel modo in cui scegliamo di usare il sapere che possediamo. La bomba ha cambiato la guerra, ma ha cambiato anche l'uomo. Da quel momento ogni decisione politica, ogni crisi internazionale, ogni conflitto porta con sé l'ombra lunga di Hiroshima. Oggi non ricordiamo il progetto Manhattan solo come un'impresa scientifica. Lo ricordiamo come un monito, un segnale rosso nel cuore della nostra storia, un avvertimento inciso nel silenzio che segue ogni esplosione. Perché non basta saper costruire una bomba.